Nella mia terra gli uomini vanno a prenderselo il sangue. È come una legge. Cos'è una cos'è legge? Una legge? Cos'è di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Legame. Legame. Legge. Legame. Legare. Legame. Legge di natura. Legge, legare. Legge di chi comanda. Legge, legge del più forte. Legge da rispettare. Legge da rispettare. Legge da trasgredire. Fatta la legge, trovato l'inganno. La legge è uguale per la legge. La legge è uguale per tutti. La legge è la legge. La legge è legge. La legge sono io. Vanno a prenderselo il sangue. Vuol dire farsi giustizia da soli. Ripagare con la stessa moneta. È come una legge. Quasi. All'incirca. Non ci pensi mai. Poi arriva uno e ti dice una frase così. Ha ragione lui? Viene prima la legge del sangue? O quella dello Stato? Stato o clan? Qual è la differenza? Sono a disagio, penso. Non è una cosa che mi tocca, ma la domanda resta. E così chiedo al prof di diritto. Aspetta un attimo prima di parlare. E poi racconta di quando era alle elementari. Di 10 maschietti lui è l'unico sopravvissuto. Non riesco a sentire. Il prof parla. La legge è una funzione. È un vincolo. Tiene insieme. È un vincolo. Non familiare, non di sangue, non di amicizia. Tiene insieme. Non è naturale. Non è naturale. Tutela i deboli e i forti. Non vince il più forte, il più potente. Non c'è un capo che è comanda. È un'espressione umana. È un patto che tutela ogni singolo individuo nella collettività. La legge è l'espressione della società. E se una legge è ingiusta, si può cambiare. E allora ho pensato al lavoro fatto col teatro. Molière, Le furberie di Scapino. Scapino è un servo. In una società in cui se nasci servo, servo resti. Scapino ha del talento, ma deve solo essere molto furbo per sopravvivere. Tutto per lui a quel punto è lecito. È un suo diritto, non conoscendone altri. Si contenta di piccoli, onesti tranelli. E il massimo della soddisfazione è prendersi qualche personale vendetta, come bastonare di santa ragione il proprio padrone. Alla fine lo facciamo morire, povero Scapino, anche se il testo non dice così. Lo facciamo morire perché il mondo di Scapino non c'è più. Il mondo di Scapino, che è il mondo di Molière, sembra essere così lontano da noi. Non è così?